Che poi la nuova di Samuele Francesca Michelin dovrebbe diventare la colonna sonora del nostro martedì Open Day Cinema, con cinema va ovviamente a nozze senza bisogno di spiegare il perché. Ma passiamo a un altro ospite? Yes, spero sia collegato in tutta la sua bellezza, luce e splendore. Mi ricorda molto la sua sorellina meravigliosa che abbiamo avuto con noi, la mitica Barbara. Ed è con noi Luigi Tabita, anche lui, ne parlavamo a inizio programma, protagonista di Bengala a Palermo, Luigi, ci reduce. senti? Io Eccolo. vi sento. Anche noi ti sentiamo, però Non ti non ti vediamo. vediamo. Arrivo. Devi Arrivi. accendere la videocamera. Buongiorno. Adesso c'è e ve lo presentiamo subito. Aspetta, 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 ancora non ti vede il nostro regista, ma noi Ti no. vede lui, ma noi no. Dai. Io ti vedo benissimo. Vedi? Ah, Eccolo, ciao! ciao. Dove hai lasciato quel turbante che hai tenuto per tutta la settimana? Finalmente l'ho tolto, devo dire. Sei Perché una meraviglia. da calore con 40 gradi in giro. Sì. Ah. No, ma poi questo costume da Lascaro poi ti impreziosiva molto, Luigi. Sì, è stata una bellissima esperienza, devo dire. Facciamo una presentazione per come si deve Fai, fai, di fai. questo Le cose meraviglioso serie sono quelle che attore. fai tu, lo sai. No, Io. poi mi metto in giacca e cravatta, Luigi, Appunto, per fare guarda le la presentazioni differenza. serie. Ciao, intanto grazie per aver accettato il nostro invito in questo Open Day Cinema che ci piace molto raccontare non solo al popolo degli amanti della settima arte, ma anche ai curiosi che vogliono conoscere un po' il dietro le quinte del mondo del cinema, della televisione. Abbiamo raccontato molto anche delle piattaforme on demand, ma ci tenevo molto, diciamo così, continuare con questa galleria di attori siciliani. Che fanno importante la nostra fiction, il nostro cinema italiano. Ti ho molto apprezzato in questo spettacolo. Abbiamo avuto Priyanka in apertura, Luigi. Spettacolo molto, molto impegnativo, molto anche colorato, con delle tematiche davvero importanti, Luigi. È stata una grande esperienza, ovviamente. Io non conoscevo devo dire, il mondo bengalese, questo mondo straordinario che ha in sé una sacralità, come hai anche tu visto, che non solo è dettato dalla loro cultura così antica, così ricca di segni, di profumi, di colori. Che sono tutti dei simboli, e questa è anche la cosa interessante, che ogni cosa ha un rimando, è un segno preciso. Ed è stato un viaggio straordinario anche per noi, appunto, colleghi, intanto nel conoscere, appunto, ho avuto il piacere di conoscere Priyanka, che è una fuoriclasse, perché non ha mai recitato ed è un'attrice, a mio avviso, straordinaria. Ha una presenza scenica, un intuito scenico che ogni sera diceva: ma come fa? Cioè, trova delle cose che ho ritrovato anche un modo di interpretare, di trovare delle cose che sono delle grandi attrici, di chi ha studiato. Lei ha un talento innato, Ma bravissima, poi anche come gli altri. Detto da te, Luigi, che sei un artista di lungo corso, con tanta esperienza sulle spalle, ma che bello quando si dice talento, questa parola, ed è brutto quando si pensa al nemo profeta in patria, no? Cioè, quando tu non riesci a esprimerti nella tua terra. Tra l'altro, tu hai anche un ruolo sindacale importante nel mondo degli attori, sei uno che si intesta delle battaglie davvero notevoli. In questo anno maledetto di pandemia che speriamo sempre più di lasciarci alle spalle, tu hai fatto delle azioni davvero, davvero notevoli, per cui Siamo ancora sul campo sì, a battagliare ti si come addice molto sindacato. quel ruolo di Lascaro come guerriero, no? Poi tu duetti con un'altra bravissima attrice che è Erika Urban, si è formata nel teatro di Ronconi, per cui siete davvero, vi ho definito il vero valore aggiunto dello spettacolo, composto anche da un laboratorio teatrale davvero notevole, di cui Priyanka è appunto una delle capofila.
Sì, guarda, appunto anche questa intuizione del regista di mettere insieme diciamo, degli attori strutturati anche con un'impostazione differente, poi appunto e noi parliamo perché tu hai visto lo spettacolo, ma magari chi non l'ha visto non riesce a capire, c'erano più livelli anche di linguaggio nello spettacolo, no? C'era un linguaggio onirico che era affidato a noi, un sogno, e stavamo su questa luna che era molto bella anche Questa questa. torre così alta a Questa, e poi guardarci. c'era invece la realtà, la Esatto. via, la vocceria, il punto. Quindi è stata anche questa intuizione a mio avviso a rendere anche magico È vero. lo spettacolo, questa unione, commistione di linguaggi, di musiche, di culture, e poi il maestro Incudine che ha fatto, non so, io lo trovo straordinario, quest'uomo Noi riesce a abbiamo avuto la creare scorsa settimana anche, atmosfere. la scorsa settimana, sai, è stato in collegamento con noi prima del debutto, è stato in collegamento con noi qui in diretta alla radio e ce le ha suonate dal vivo, cioè ci ha fatto vedere Bellissimo. questi così, da un momento all'altro ci ha fatto sentire questa atmosfera ed è stato Ma sembrava fantastico. davvero di vivere una Sì, fiaba sì, sì. musicale, Luigi. Noi dobbiamo tornare anche alla musica in FM, quindi vi interrompo soltanto per dire che continuiamo a parlare in Sì. diretta video sulla pagina Facebook di Radio In, dove possiamo anche vedere Sì. qualcosa. Quindi continuate a seguirci, anzi, raggiungeteci su Facebook se non l'avete ancora fatto. Eccoci Luigi, ovviamente dobbiamo dire che avevamo preparato uno showreel ma era troppo datato, per cui ci piace molto questa clip che tu ci hai voluto donare questa mattina, Guardiamola, guardiamola tratta dal subito giovane insieme. Montalbano con Michele Riondino. Eccoci tornati in diretta su Radio In mentre sentiamo le ultime note di Un altro giorno sulla Terra con Dolce Nera. Ritroviamo Luigi Tabita perché abbiamo appena visto questa clip che racconta un'atmosfera sicuramente diversa da quella di Bengala a Palermo, ma che ci mostra la bravura di Luigi. Con i suoi studi che iniziano da lontano, dalla scuola d'arte drammatica dello Stabile di Catania, un debutto con Leo Gullotta, ma soprattutto mi preme tanto e subito dire di questo impegno che tu hai in questo importante festival di informazione e approfondimento culturale Giacinto Nature LGBT. Che si svolgerà appunto a Noto adesso la prima settimana di agosto, per cui grazie di questo privilegio, Luigi, di parlarne e Guarda, approfondirlo. è la prima volta che ne parlo in questo senso, nel senso quest'anno lancio questa settima edizione, siamo arrivati al settimo anno di questo festival di informazione e approfondimento culturale sulle tematiche LGBT+, che sarebbero lesbiche, gay, bisessuali, transgender, è l'acronimo, e è un festival, come dicevo, di informazione promosso dal Senato e dalla Camera dei Deputati, che vuole fare chiarezza su questi temi che più diciamo, appassionano e che riguardano di più la comunità LGBTQ e che spesso vengono invece da altri strumentalizzati e lo stiamo vedendo in questi giorni, anzi in queste ore. Oggi entra in Senato, finalmente comincia la discussione sul DDL Zan, che è stato mal raccontato da molti, devo dire. Invece questa è una legge di civiltà che va approvata, come già era passata appunto alla Camera, e quindi invito veramente tutti i senatori a passarsi una mano sulla coscienza e a rappresentare realmente il popolo italiano, perché la maggior parte delle persone, basta andare in giro, vuole questa legge. Questa legge è un passo in avanti che faremo, come abbiamo fatto nel 2016 con la legge sulle unioni civili, che poi a causa di detrattori è arrivata monca rispetto a Sì. come era stata scritta, però è stato un passo in avanti che abbiamo fatto nella storia, quindi invito tutti i senatori a fare un nuovo passo in avanti nella storia, perché questa è una legge necessaria contro l'omotransfobia e contro misoginia e abilismo. Luigi, nell'immaginario collettivo, si guarda a questo mondo come al colore, alle operazioni un po' carnascialesche delle parate. Mi piace molto evidenziare informazione e approfondimento culturale che tu hai voluto dare come taglio, per questi Sì, perché argomenti noi così delicati.
Sì, beh, ma in realtà, siccome appunto ogni anno arriva, viene fatto la prima settimana d'agosto, il primo weekend d'agosto, perché è una 2 giorni con mostre, documentari, apro un taglio panel di approfondimento. E come dicevo, essendo nel periodo, si fa nel periodo di agosto, quindi in coda ai Pride. E quindi diciamo era un modo per dire a che punto siamo, perché i Pride sono Ok, fondamentali, attenzione. chiaro, però Questo, quindi ferma la a musica e chiusura delle adesso Pride approfondiamo. arrivava il Giacinto, arriva Esatto. il Giacinto, quest'anno un po' i Pride a causa della pandemia stanno slittando, verranno fatti a Sì. settembre, insomma diciamo che nella tabella classica non rispettano quel percorso che è sempre stato fatto, perché anche i Pride a giugno hanno un loro significato e quindi agosto per noi aveva anche questa funzione, poter capire a che punto, quali erano appunto affrontare i temi e capire a che punto eravamo in questa società. Sempre più globalizzata, ma che ahimè purtroppo ancora, come vedete appunto alla cronaca nera, ci raccontano delle scene tremende di violenza omotransfobica che non è più accettabile. Ecco, per questo bisogna approvare la legge DDL Zan a proposito. Eh sì, hai fatto benissimo a sottolinearlo, anche se purtroppo a volte la troppa attenzione rischia di diventare un ostacolo invece di essere un volano per poter andare avanti. E credo che il DDL Zan si sia proprio incagliato in questo, perché Sì, ormai è diventato guarda, è impossibile stata lasciarlo così per come strumentalizzata, pensa. Sì, vengono esatto. raccontate cose che nel DDL non ci sono, questo è il problema. Le cose che questa destra estrema e alcuni fanatici condannano non sono presenti nel testo, cioè basta leggerlo, il testo è su po poche pagine, leggetelo, lo invito a tutti, leggetelo, è semplicissimo, non dice nulla di tutto quello che dicono loro, il gender, la scuola, non dice nulla di questo, non dice assolutamente nulla. Quindi è importante fare informazione. Noi parleremo di questo. Ovviamente, purtroppo, devo dire, perché non ce l'aspettavamo, faremo anche un grande tributo a quella che è stata per noi e che rimarrà per sempre un'icona Certo. della comunità, che è la mitica Raffaella Carrà, che è un simbolo di libertà. È stata sempre, non solo con le sue canzoni, che sono state veramente un manifesto di emancipazione, ma anche col suo corpo, se pensiamo all'ombelico, a come lei ha proprio rivoluzionato gli schemi in un'Italia che purtroppo ancora oggi, appunto, torniamo come sopra, sembra essere molto bigotta e chiusa rispetto a certi temi che sono legati al corpo, alla sessualità. Il nostro purtroppo è un paese sessuofobo, e quello è il problema fondamentale. E dobbiamo cominciare a fare educazione sessuale sin dalle scuole. Che sarebbe importante per conoscere il nostro corpo, perché purtroppo siamo pieni di tabù. Quando si dice sessuale, già si pensa a qualcosa di. No, invece, quando parlo di situazione sessuale, dico la conoscenza del corpo in maniera biologica, perché oggi i giovani non conoscono il proprio corpo, infatti, stanno aumentando le malattie venere, per Infatti, esempio. non sanno, stavo proprio per dirti questo, non conoscendo non puoi difenderti, non conoscendo non puoi Assolutamente. tutelarti, valorizzarti, crescere e sperimentare anche con una consapevolezza di tutto ciò che ne deriva. Quindi è bellissimo che partendo dal mondo dell'arte siamo finiti a questo, però è un unicum poi alla fine della vita. Eh Quindi sì. Grazie grazie Luigi, ti ringrazio perché tra Luigi. l'altro qui all'interno di Open Day è un tema che abbiamo affrontato tantissime volte, quello del DDL Zan, e che abbiamo provato ad analizzare da mille punti di vista con l'ausilio di giuristi, di varie figure che potessero aiutare appunto A fare aiutarci a capire. chiarezza. Esattamente, perché poi è quello che Io spetta a noi, poi ognuno è libero di pensarla come vuole, però è giusto avere gli strumenti, le informazioni per potersi costruire un pensiero critico e costruttivo. vi aspetto allora il 7 e l'8 agosto a Sì. Noto, non l'ho detto, a Noto, in questa città straordinaria che ci ospita ogni anno per questa settima edizione. Il tema sarà la resistenza, a proposito, perché adesso bisogna resistere, Resistere. come diceva la mitica Tina Anselmi, che fu la prima ministra della Repubblica Italiana, dice resistere per noi, ma anche per chi non può o non vuole farlo, o non può farlo, quindi dobbiamo farlo per tutti, perché questi momenti importanti di condivisione, come il festival,
soprattutto dobbiamo farlo per chi ancora non è riuscito a fare coming out, per chi non lo può fare, per chi vive, perché nella provincia ancora diventa complicato poter fare un coming out, e quindi questi momenti di grande condivisione diventano dei momenti importanti anche per i giovani e anche non giovani che hanno difficoltà a trattare questi temi e invece capiscono che è la cosa più naturale del mondo. 7 e 8 agosto a Noto. Grazie Luigi. Grazie Davida. Luigi, grazie. Noi ti siamo stati a fianco oggi dando il nostro contributo e amplificando questi argomenti così importanti e così delicati, per cui tu sei un grande comunicatore, un ottimo divulgatore. Fai molta attività anche di divulgazione nelle scuole, per cui oggi siamo molto contenti di avere dato voce a queste tematiche, Luigi. Grazie ancora per essere stato con noi. Ciao, grazie, buona giornata. Ciao, caro. Ciao. Grazie. Abbiamo un piccolo